La top 10 degli spumanti da regalare a Natale. Il titolo me l'ha consigliato mio figlio, 12 anni, perché dice che per fare i video sono troppo in là con gli anni. Allora mi ha consigliato sto titolo. 10 spumanti da regalare a Natale scelti fra quelli che ho bevuto nel corso del 2020. Cominciamo da quelli che hanno il prezzo più contenuto fino a salire. Ti do un consiglio. Al decimo posto... Vedete che c'ho anche il regista? Vai, ok. Al decimo posto uno spumante a base massima... Al decimo posto uno spumante dalle Marche, uva Passerina, siamo nel sud delle Marche, cantina Pantaleone. Uno spumante fresco, perfetto per iniziare l'aperitivo. Lavorazione metodo Charmat, che è un metodo in cui la spumantizzazione avviene in autoclave e privilegia i profumi di fiori e di frutta. Prezzo più che abbordabile, siamo sotto i 10 euro. Al nono posto Prosecco Superiore di OCG di Asolo, cantina Belle Case. Col prosecco andate sempre tranquilli, spumante fresco, c'ha quei bei profumi di pera, si presta anche questo per un aperitivo, ottimo per cominciare la cena natalizia, e anche con questo fate una bella figura. Prezzo siamo fra i 10 e i 12 euro. Numero 8, andiamo in Franciacorta, siamo nel Bresciano, cantina Sull'Ali. Uno spumante Blanc de Noir fatto soltanto con uve a bacca nera, in particolare fatto soltanto con Pinot Nero, e qui siamo nel metodo classico, spumanti che fanno rifermentazione in bottiglia. Prezzo siamo nell'ordine dei 20 euro. E al settimo posto restiamo sempre in Franciacorta con un Satène. Il Satène è un Franciacorta che rimane più delicato, fatto soltanto con uva a bacca bianca, rimane più morbido, più setoso appunto. Franciacorta Satène di Santus. Con questo fate un figurone, siamo sempre all'ordine di 20-25 euro. Adesso devi fare la sesta. Adesso devo fare la sesta. Sesta posizione, che ci mettiamo? Nel frattempo c'è un più piccolo che sta facendo un casino. La sesta! Sesta posizione, ci spostiamo, siamo sempre in Nord Italia, ma dalla Franciacorta andiamo in Trentino. Trento Doc Marchesi Guerrieri Gonzaga. Su questo spumante ci ho fatto pure un video. Spumante del Trentino Blanc de Blanc, fatto soltanto con uva bacca bianca, 100% Chardonnay, anche questo ovviamente un metodo classico. La differenza rispetto a Franciacorta è che nei Trento Doc sentite tutta la freschezza della montagna. Bel figurone con questo Trento Doc. Tra i 25, 27, 28 euro, dai, siamo su quell'ordine lì. Posizione 5. E per il quinto ci spostiamo in Francia, Alsazia, regione al confine con la Germania, un Crémant d'Alsazia. Per Crémant in Francia si intendono tutti gli spumanti che non fanno parte della zona della Champagne. Crémant d'Alsazia di Christian Binet, Vitigni Auxerrois, Pinot Bianco, Pinot Grigio, e qui siamo nell'ordine dei 30-35 euro. Per la quarta posizione andiamo in Francia, Champagne, non potevano mancare gli Champagne in questa classifica. Champagne Montmartre, 50% Chardonnay, 50% Pinot Nero. Prezzo siamo nell'ordine dei 50 euro, quindi portate uno Champagne, 50 euro, con questo ho fatto una figura stratosferica. E in terza posizione con la medaglia di bronzo. Terza posizione con la medaglia di bronzo si torna in Franciacorta, Cadel Bosco Vintage Collection Noir, dosaggio 0, mentre l'Extra Brut ha un dosaggio che va dai 0 ai 6 grammi litro, dosaggio 0 è Nature. 100% Pinot Nero, fantastica, elegantissima espressione della Franciacorta. E con questo ho fatto una figura eccezionale, grandissimo spumante, non soltanto per l'aperitivo, non soltanto per il brindisi, è tutto pasto. Prezzo siamo nell'ordine degli 80-85 euro, e qui un pochino si sale, con la qualità si sale. Al secondo posto! No, devi dire così adesso. E quasi vince! E quasi vince con la medaglia d'argento lo champagne Perrier Jouet Belle Époque. Bellissima bottiglia caratterizzata dalla presenza di anemoni bianchi, parte Chardonnay, parte Pinot Nero, con Perrier Jouet. Godetevelo voi. O ve lo godete voi o per una serata romantica, tanto visto che i parenti non si possono vedere, bisogna girare poco, mi auguro che abbiate la possibilità di stare con la persona a cui volete bene e vi bevete un Perrier Jouet. Qui, signori, cacciate bei soldini, prezzo fra i 130 e i 160 euro. E vince al primo posto della top 10 degli spumanti da regalare a Natale. Trento Doc, Giulio Ferrari, riserva del fondatore,
prezzo siamo dai 170 a 200 euro circa, poi dipende quale annata prendete. Se andate per esempio nel 2004 non credo che 200 euro vi bastino. Questi sono tra i vini che ho sentito nel corso di quest'anno. Siamo alla fine dell'anno, per Natale mi piace darvi qualche suggerimento. Abbiamo visto 10 spumanti. Non perdetevi il video sui 10 vini bianchi da regalare per Natale e il video sui 10 vini rossi da regalare per Natale. Per questo video è tutto, iscrivetevi al canale. Anche io.